36 associazioni di volontariato hanno partecipato all'incontro con l'amministrazione comunale di Pistoia e FAR, come la Società delle Farmacie Comunali. Le associazioni, cioè, che hanno usufruito di fondi stanziati con un bando per progetti nel sociale e nello sport, dopo la decisione di devolvere a questi scopi parte degli utili di FARCOM. 64.000 euro di utili destinati sul territorio, 36 progetti meritevoli di contributo in quanto hanno presentato dei progetti attinenti alla missione sociale delle farmacie comunali. Questi ultimi mesi sono stati veramente un percorso faticoso e importante che ha visto portare a termine gran parte delle progettualità sul territorio, le farmacie comunali a fianco delle associazioni di volontariato. Un percorso che ci ha consentito di raggiungere anche due obiettivi per noi molto importanti: rafforzare la rete delle associazioni e contemporaneamente, come farmacie comunali, avere sotto controllo quelle che sono veramente le problematiche del territorio per poter dare anche un aiuto in maniera mirata. Tra le realtà del volontariato premiate è stata la Fondazione Mike. Noi, come associazione sportiva dilettantistica Mike, abbiamo preso parte al bando proposto da FARCOM e siamo veramente grati perché i fondi che FARCOM ci ha destinato ci servono per un progetto molto importante per i nostri utenti disabili. È denominato progetto Sprinter, che significa sport, riabilitazione e terapia. Intendiamo con questi fondi, cioè acquistare strumentazioni mediche per poter valutare vari parametri funzionali legati alla salute dei nostri utenti. Intendiamo cioè valutare fattori come il peso, l'altezza, la pressione arteriosa, dosare la glicemia ed altri parametri ematochimici per valutare come l'attività fisica. Infatti organizzeremo dei percorsi cittadini e valuteremo i parametri funzionali prima e dopo l'attività fisica. Questo grazie a FARCOM che ci ha donato direi proprio il denaro precisamente sufficiente per acquistare queste strumentazioni. Di questo le siamo veramente grati.